Ha una cosa da dire prima di riguarda se dura 5 minuti a fare famiglia, diciamo, lui è costituito una cosa, allora è un affare di famiglia, sì e no, è un affare di famiglia perché firmeremo i due. Però un affare anche pubblica, e perciò che volevo approfittare di questo momento per questo evento importante. Cioè noi, Giustiniani, siamo nati nel 1362 attraverso questa firma che si è spenta nel 1959 e che dobbiamo rinnovare oggi proprio. Quindi Bruno ho nominato governatore, quindi abbiamo due governatori e due governatrici e stiamo riavviando il trust Giustiniano. Bene. Allora, non vi farò una conferenza su come è nata la società finanziaria Giustiniani, la prima società per azioni del mondo, però è un evento simbolico. Allora, questo atto istitutivo del trust con la loggia di Genova e altri beni è scritto in quattro lingue, quindi ci saranno quattro firme e quattro sigilli in italiano, ovviamente, in francese, perché la metà della famiglia in Europa è in Corsica, in greco, perché abbiamo la nostra isola di Chios come la nostra terra, diciamo, di nobiltà, e poi in inglese per comodità, perché abbiamo dei beni anche fuori attraverso il mondo. Quindi se ti dai una pena non l'ho preso, grazie. La parte italiana. Quindi Patrizio Bruno Giustiniani. Firmo qui in avanti. La parte in francese. Io firmo così, eh. Patrizio Bruno Giustiniani. La parte in greco. Patrikios Bruno Justinianis. E la parte in inglese. Grazie, ci metto una volta per non farvi pazienziare tre volte, quattro volte la cera, però c'è il sigillo familiare, la cera, e la metto così sull'ultima pagina, poi lo farò tre altre volte, però vi lascerò alzarvi gentilmente perché non voglio abusare della vostra pazienza. Allora, siamo limitati a due governatori, quindi il nostro professore Pasquale non ne fa parte, però forse un giorno sarà il suo giro, eh? Perché le elezioni vengono fatte ogni tre anni, quindi siamo tutti coinvolti a un momento o l'altro. Una buona cera che mi hai proposto. quella che ti devo. Sì, sì, ma buona, buona. Ah, è buona. Ma dov'è? Buona, buona cera. Ottimo, direi. Ottimo. Ecco. Ti lascio fare questa? Lo fai tu. Lo faccio io, eh? Che sei più pratico. Io vai, guarda. Ecco, si deve raffreddare un po'.
Eccoci. Grazie, vi libero e farò grazie il resto dopo. Grazie per averci reso partecipe di questo momento così importante. Ci accomodiamo finalmente per lo spettacolo nella e per la musicisti, la voce splendida di Antonio Andresano. Ringraziamo tutti, amici, relatori. È stata una serata dolce e piacevole. Grazie a tutti. Grazie.